tumori del polmone, nella gran parte sono quelli non a piccole cellule, ci sono stati grossi passi avanti con l'utilizzo dell'immunoterapia. Si è partita prima con la seconda linea, cioè pazienti che facevano un'immunoterapia con un solo farmaco, dopo che erano andati in progressione a una chemioterapia, ma rapidamente ha guadagnato poi la prima linea. Oggi in un gruppo di pazienti che hanno un'espressione di un recettore che si chiama PD-L1 superiore al 50%, già utilizziamo l'immunoterapia da sola. Nei pazienti che stanno al di sotto di questo 50% col PD-L1, oggi c'è la possibilità di fare chemio e immunoterapia, anche se in Italia aspettiamo ancora la rimborsabilità che permetta poi di poter fare questo trattamento nella pratica clinica, ma perché ha dato dei risultati nettamente superiori rispetto alla sola chemioterapia. In più c'è la novità ultima dell'associazione di due immunoterapici, ipilimumab e nivolumab, che agiscono in due modi differenti, ma che riescono a dare un risultato superiore alla vecchia chemioterapia. È particolarmente interessante in quei pazienti che hanno una negatività per quel recettore PD-L1 e per i quali appunto potrebbero fare non l'immunoterapia da solo, la chemio, ma potrebbero chemio-immunoterapia e quindi dovendo fare chemio-immunoterapia devono fare la chemioterapia che tutti i pazienti chiaramente vorrebbero non fare e che tutti gli oncologi vorrebbero non somministrare ai propri pazienti per i noti effetti collaterali. Quindi questa combinazione è molto interessante perché al di là dell'efficacia si pone come un trattamento cosiddetto chemotherapy free, cioè poter trattare i pazienti con tumori del polmone senza dover fare la chemioterapia.